Radio Radicale con il deputato del PD Fulvio Bonavitacola per parlare delle polemiche sulle primarie in Campania. Onorevole, che cosa sta succedendo? Che tipo di impressione ha di quello che si è detto sull'applicazione della legge Severino e sulla risposta del governo? Ma intanto diciamo cosa è successo. È successo che la Campania ha smentito molti gufi e iettatori, ha dato vita domenica scorsa a una grande giornata di democrazia. 160.000 campani da persone libere si sono recate alle urne e hanno scelto il candidato presidente. Vincenzo De Luca ne è uscito vincitore in modo esteso, in modo diffuso su tutto il territorio della regione Campania. Ora, De Luca è il candidato alla presidenza della regione e direi, chiariamo una cosa, non c'è nessuna norma che vieta a De Luca A di candidarsi, B di essere eletto, C di esercitare le funzioni di governatore. Quindi non esiste il vuoto o il commissariamento nella ipotesi che dovesse essere sospeso in applicazione della legge Severino. Laddove De Luca dovesse essere sospeso, sicuramente sarà prodotto ricorso al TAR Campania Napoli, il quale già si è pronunciato sullo stesso caso. Stesso caso nel senso che riguarda le stesse questioni giuridiche che solleverebbe De Luca, e cioè la incostituzionalità della legge Severino per una serie di ragioni che sarebbe lungo qui dire. In sostanza, la prima incostituzionalità è l'avere inserito l'abuso d'ufficio tra i reati che comportano la sospensione dalle cariche pubbliche. La legge delega non lo prevedeva, il governo Monti ha fatto un abuso a inserirla. Detto questo, le polemiche di questi giorni sono assolutamente pretestuose e io mi meraviglio non tanto che ci siano le polemiche, perché è legittimo che ognuno dica cosa pensa. Ma molti commentatori, oltre che segnalare da cancellieri di tribunale che c'è la Severino, sono curioso di sapere cosa pensano, perché non lo dicono? Cioè, ritengono giusta una norma che per un abuso d'ufficio sospende un amministratore da una carica pubblica, nonostante è un reato che non dà nessun giudizio di disvalore su chi l'ha commesso ed è un reato che colpisce e può colpire tante persone per bene? Cioè, che cosa pensano questi commentatori che normalmente dettano la linea e si ergono a tutori della verità? Sarei curioso di sapere, perché non basta dire c'è la Severino, vorrei capire che cosa si pensa e se questa legge va cambiata. È vero che lei ha presentato un DDL in materia sulla legge Severino e come immagino si sarà fatta anche un'opinione sull'atteggiamento del governo? Allora, è assolutamente vero, ci tengo anche a sottolineare la data, ottobre 2014, quindi Quindi non è legata a questo caso? ottobre 2014 non c'era nessuna condanna per De Luca, quindi chiariamolo. Io l'ho presentata perché ritengo aberrante in un paese civile prevedere che un amministratore debba essere sospeso dalle sue funzioni per una condanna solo in primo grado per abuso d'ufficio, che è di per sé un reato contenitore nel quale spesso ci troviamo di tutto di più e che è un reato molto controverso nella sua applicazione. Sono irregolarità formali. Non si capisce mai il confine tra una mera illegittimità amministrativa e la configurabilità di un reato penale. È un tema aperto in dottrina e in giurisprudenza. E lo stesso legislatore è intervenuto più volte sul reato d'abuso d'ufficio. Il governo Monti lo ha inserito in modo abusivo, perché la legge delega non lo prevedeva, tra i reati che comportano la sospensione delle cariche pubbliche. Io credo che il governo ha ragione quando dice che non è materia del governo. Infatti, la materia è del Parlamento. Io ho già parlato con il Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali, Francesco Sisto, perché venga calendarizzato il provvedimento. Non c'è nessun patema o nessuna fretta, deve fare il suo iter e sono convinto che di fronte a una incostituzionalità le forze politiche debbano unirsi perché correggere un errore di costituzionalità non è né di destra né di sinistra, è semplicemente il dovere del Parlamento di rispettare la legalità e di riappropriarsi delle sue prerogative. Vede, in questa vicenda più delle analogie col caso De Magistris che con quello Berlusconi che è stato anche evocato in questa vicenda?
Ma noi siamo il paese dei minestroni, del polverone, della confusione. La vicenda Berlusconi non c'entra assolutamente nulla, perché Berlusconi è stato dichiarato decaduto dopo che ha subito una condanna definitiva per un reato di frode fiscale. Cioè, ci sono degli elementi di totale diversità rispetto al caso dell'abuso d'ufficio in primo grado. Quindi io credo che da questo punto di vista occorre fare anche chiarezza. Il caso De Magistris invece è un caso similare, anche se lì si trattava di un abuso d'ufficio per fatti compiuti non nell'esercizio della funzione di sindaco, ma il titolo di reato è il medesimo. Infatti per questo io ritengo molto plausibilmente che il TAR Campania, avendo sollevato la illegittimità costituzionale quando il prefetto di Napoli ha sospeso De Magistris, non potrà far altro che fare la stessa cosa con De Luca, e quindi di reintegrare De Luca nelle funzioni di presidente, ove eletto, così come è stato reintegrato De Magistris. Mi permetto fare una chiosa: perché aspettare la Corte Costituzionale quando il Parlamento ha il dovere di intervenire in prima persona? Certo, un'ultima questione, l'ex presidente emerito della Corte Costituzionale Mirabelli si è espresso su questa vicenda dicendo che sarà difficile provare l'incostituzionalità della legge Severino, lo stesso Mirabelli che era intervenuto anche sulla spinosa vicenda dei vitalizi degli ex parlamentari condannati. Come ha trovato questo suo intervento? Un intervento rispettabile ma non condivisibile. Gli emeriti sono più d'uno, e c'è l'emerito Tesauro, altrettanto emerito di Mirabelli, che la pensa in modo assolutamente diverso. Temo che forse Mirabelli non ha sufficientemente approfondito il rapporto tra legge delega e decreto legislativo, e sono convinto che se leggesse la mia proposta di legge e soprattutto la relazione cambierebbe idea. Bene, la ringrazio il deputato del PD Fulvio Bonavita Colà del Partito Democratico.